Presidente, una domanda, almeno una. Ore e ore. Lei non si distrae mai. Presidente, partiamo da Venezia? Quali sono le misure? Non partiamo, partiamo da qui, Presidente, partiamo da qui. Partiamo da qui. Allora, oggi è stato un passaggio importante. Non era una cerimonia inaugurale qualsiasi. A parte che quando si avvia l'avvio all'anno accademico significa dare avvio al percorso di crescita e rinvigorire, rilanciare il percorso di crescita culturale, professionale, anche in prospettiva dei nostri giovani. Quindi sono segnali importanti. Però qui sono intervenuto, avevo preso un impegno, c'è una comunità che ha subito un grave vulnus, una grave ferita, e quindi ci tenevo ad essere vicino a loro. Dal territorio ho trovato molto calore, se mi permettete. Io trovo tanto calore, però qui ho colto un calore particolare, ovviamente da parte di tutta la comunità, da parte dei giovani, del personale tecnico e amministrativo, dei rappresentanti anche istituzionali. E per quanto riguarda lei, mi ha chiesto anche del decreto legge sul terremoto, c'è stata anche l'occasione di dirlo pubblicamente, adesso siamo in fase di conversione. Stiamo, se mi posso permettere, con questo decreto legge un po' particolare. La competenza del governo, l'ha elaborato e approvato il governo, adesso è sottoposto al vaglio delle forze parlamentari, del Parlamento che avrà l'ultima parola, ma c'è sempre la costante presenza della comunità locale, dei suoi esponenti, delle autorità locali. Noi l'abbiamo e lo stiamo condividendo con loro. C'è un tavolo, ieri erano a Palazzo Chigi per aggiornarsi, per continuare a dare il loro contributo. Questo è molto bello. Quando parlo di Sistema Italia, addirittura lo stiamo traducendo su un iter legislativo, uno strumento normativo, perché è inutile varare provvedimenti su provvedimenti normativi, dobbiamo varare misure concrete per la comunità. È la ragione per cui io sono tornato a sollecitare questo nuovo decreto legge, non perché fosse uno della serie, non perché dare un se, qualcuno lo posso dire adesso, ha detto va, siccome ci sono le elezioni prossime in Umbria, è un modo molto meschino di ragionare, Cerchiamo di fare qualcosa di davvero utile per le comunità locali e saremo sempre vicini a loro. Presidente, Venezia. Sto scappando adesso a Venezia perché ovviamente c'è una situazione che sapete, insomma, dalle anticipazioni anche voi, è una situazione drammatica, purtroppo non è l'unica. In queste ore in molte regioni ci sono delle situazioni molto preoccupanti, molto drammatiche, sono aggiornato costantemente a Venezia, però sarò fra poco e lavoreremo con le autorità di soccorso locali, vi voglio rendere conto della situazione e speriamo veramente che non ci siano danni irreparabili. Lei parla di danni inimmaginabili, come intende per quanto riguarda Venezia? Fatemi arrivare, fatemi constatare. Parlare adesso di danni, quantificare i danni, voi sapete benissimo che è un discorso anche tecnico, dobbiamo prima intervenire, soccorrere, limitare assolutamente ulteriori aggravi e poi si fanno delle valutazioni, abbiate pazienza. Ilva su Acero, come si raggiungono gli equilibri? Come si raggiungono gli equilibri insieme al governo? Ma guardate, non c'è da raggiungere. Oggi ho letto tante ricostruzioni sui quotidiani. Io ero protagonista, avrei da raccontare una diversa versione, la riassumo. Ieri in particolare ho incontrato alcuni parlamentari del Movimento 5 Stelle, tarantini pugliesi. Ovviamente sono disponibile a incontrare anche gli altri parlamentari. Mi è stato chiesto dai parlamentari pugliesi un incontro perché volevano, non li avevo potuti incontrare quando sono stato a Taranto e quindi volevano un ragguaglio, un aggiornamento. Ma sono disponibile, come sapete, a incontrare sempre chiunque in qualsiasi momento, salvo gli impegni istituzionali. Detto questo, li ho aggiornati su quello, sulla modalità con cui stiamo affrontando questa emergenza dell'ex ILVA. Per me l'emergenza non è ex ILVA. Non parlo di emergenza ILVA, parlo di cantiere Taranto. Nell'ambito del cantiere Taranto, che è un dossier più ampio, c'è anche un capitolo importante dedicato all'ex stabilimento ILVA. Come sapete c'è la vertenza adesso con ArcelorMittal. Su questa abbiamo detto saremo durissimi sotto il profilo legale del contrasto della battaglia giudiziaria. Stiamo adesso valutando dal punto di vista tecnico
da tutti, dal punto di vista produttivo, che prospettive reali e concrete ci sono. Quello che è chiaro è che se parliamo anche di questo capitolo importante del dossier, noi non siamo, vogliamo che questa sia la chance, l'occasione per realizzare il piano di risanamento ambientale forse più cospicuo, più serio, più efficace, efficiente che sia stato mai realizzato in Italia. Quindi adesso siamo subentrati, ho chiesto la raccolta del sistema Italia, non il Presidente del Consiglio, non il Governo, tutta l'Italia deve dimostrarti che cosa è capace di fare in termini di risanamento ambientale, come riesce a coniugare salute, tutela dell'ambiente, lavoro. E vedrete, vedrete, sono confidente e fiducioso che il sistema Italia sarà all'altezza. Prevedo un vertice di maggioranza su questo tema. Allora, domani era fissata, programmata un Consiglio dei Ministri, alcuni ministri per impegni istituzionali, perché sono fuori, mi hanno chiesto un differimento, data l'importanza del Consiglio dei Ministri, soprattutto perché ho sollecitato tutti i ministri a raccogliere un attimo i progetti e a portarli in Consiglio dei Ministri, è stato chiesto un differimento, l'ho accordato volentieri all'inizio della settimana prossima, perché è chiaro, qui non si tratta di varare e definire, completare il cantiere Italia in due giorni, è un cantiere che adesso si apre, se differiamo il Consiglio dei Ministri di qualche giorno non cambia assolutamente nulla, fermo restando che stiamo lavorando intensamente in tutte queste ore per rendere tutti i capitoli, tutti i paragrafi del cantiere Taranto sostenibili, belli, cospicui, ricchi di interventi. Grazie. Grazie.